Ora che ho la webcam, posso fare tutto quello che voglio su YouTube. Bimbo minchiare. Bimbo minchiare su Skype, Facebook, YouTube. Bimbo minchiare insieme ai ragazzi di Instagram. Non guardare allo specchio me stesso, ma guardarmi dal PC. Siccome non mi va di staccarmi dal PC. Fare video su YouTube per essere al top del bimbo minchiesimo, illustrando quello che faccio durante la mia vita normale, sputtanandomi. Ogni azione che faccio dalla mattina alla sera. Salve a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un fenomeno particolare, che è quello del moto perpetuo. Le mie teorie partono dalla legge di Murphy, una legge abbastanza rinomata in America. Cominciamo dal presumere che ogni gatto che viene lanciato dal primo piano cada sempre in piedi. Adesso consideriamo una fetta biscottata lanciata ad un'altezza media. La fetta biscottata dovrebbe cadere sempre dalla parte imburrata. Bene. La generalizzazione della legge di Murphy dice che se una cosa deve accadere, accade. Che una fetta biscottata che cade a un'altezza media cada dalla parte imburrata è inversamente proporzionale all'età del tappeto. Cioè, se abbiamo un tappeto nuovo, la fetta imburrata cadrà sempre dalla parte imburrata. Adesso consideriamo un gatto che è stato imburrato sulla propria schiena e che viene lanciato dal primo piano di una terrazza. Adesso sappiamo che la parte imburrata dovrebbe cadere sul tappeto posto sotto la terrazza, però allo stesso tempo sappiamo che i gatti dovrebbero cadere sempre in piedi. Osserviamo la situazione da un punto di vista fisico. Siccome entrambe le situazioni dovrebbero verificarsi, il gatto non potrà mai cadere a terra, perché se no i postulati sarebbero falsi. A questo punto sappiamo che il gatto non smetterà mai di cadere e per questo si avrà un moto perpetuo, cioè un movimento infinito di caduta, per il quale ci sarà un'apertura di un varco spazio-temporale. E per questo possiamo definire un nuovo metodo per aprire un buco nero. Ed ecco così a voi svelato un mistero della fisica, che può diventare un metodo per non studiare la fisica, utilizzando il buco nero per buttarci dentro tutto ciò che a noi non serve, come per esempio il libro di fisica, il libro di matematica, anche i professori di matematica e di fisica. Rimane solo un problema, il paradosso del gatto. Se si genera questo moto perpetuo, questo buco nero continuerà ad espandersi e alla fine risuccherà tutto quello che ci circonda. Certo, meglio vivere pochi secondi senza i propri professori che vivere una vita nello stress.